ragazza bolognana, Inecker, nata zona del 2 e 34. Poco dopo la mia mamma è morta e sono andata a vivere col fratello di mia madre e la moglie, sempre vivo. Lei? Elvina Bolognani. Mi sono nata a Vigo l'anno del 38. Sì. Sì, io ho frequentato qualche anno di asilo perché non è che c'era sempre, c'era normalmente l'estate perché nella parrocchia in canonica c'erano delle maestre che ci intrattenevano, che ci facevano qualche una lezione, qualche lezione, e poco tempo la mattina. E ci intrattenevano così alla buona, raccontandoci delle favole e facendoci anche ripetere qualche cosa, ma non vere lezioni, vere lezioni. Era più per aiutare i genitori ad avere un po' di alleggerimento, che noi passassimo un po' di tempo in questa società, in questa specie di scuola, insomma. Sì, sono andata all'asilo, sì, sempre a Vigo, lì in canonica, insomma. Sì, si faceva dei piccoli lavoretti, disegni, qualcosa così. Poi non c'era il materiale che c'è adesso, no? Sì, ai tempi miei facevano quei minestroni, quei passati lì, e si mangiava ancora volentieri. Sì, all'asilo. Sì, c'era una suora, Allora, mi sa, mi sembra. si andava vestiti come eravamo a casa. C'era anche un po' di orgoglio per mandarli all'asilo un po' in ordine, diciamo così. Sì, si andava proprio col grembiule e anche quelli di scuola. Sì, a scuola nero col culetto bianco. Invece l'asilo mi sembra colorato, insomma. Scuola, no, c'era un grembiule normalmente nero, scuro, perché è così anche con anche i maschi, ma come dire, sì, non bene nei colorettini, come potevano farli le mamme. Ah, c'era il piacere, il desiderio di andare con la cartella, in prima era piccola, eccetera, con giù un libro di racconti addirittura, in prima e anche in seconda. Dopo in terza no, è cominciato ad avere le cose, insomma, le lezioni, per dire così. E allora si aveva la cartella un po' più grande e ci si guardava, no, io bella la mia, insomma, cercavamo di essere un po' più ben a posto. Sì, i primi tempi si faceva le aste, insomma, come si dice, insomma, così si faceva su poco. Dopo si incominciava a mettere insieme le parole, le lettere, si cominciava un po' alla volta. Sì, non è che noi eravamo tanto intelligenti, non so come dire, avevamo sempre. Non eravamo a casa, e, non è come provo a dire adesso, sì, andare a scuola, ma era come dire, come tirare via i bambini
diciamo così, da casa, sapevano che erano protetti e ci mandavano a scuola volentieri, cioè ci tenevano anche che andassimo a scuola, però non era proprio qui. Però io devo dire che purtroppo nel periodo della scuola ero tante volte l'inverno mi colpiva la bronchite e dovevo stare a letto, mancavo da scuola anche 15 giorni, anche 20 perché era freddo e non era, le scuole non è che erano riscaldate, si portava un po' di legna da casa per fare un po' di caldo nella scuola. Sì, non è che andavamo per dopo tirar via le cose, si stava come si era a casa, entrava nel banco senza spogliarsi, insomma. Una stufa ule, mi sembra, non era tanto grande. Di 50 mi sembra che sono andata via anch'io a fare la bidella, aiutare la scuola. A Si 10 anni andava poco, eh. via a accendere presto le stufe, insomma si facevano tanti lavori anche a scuola, perché non c'erano come adesso i bideri e tutto. I calamari, eh sì, anche qui bisognava tenerli puliti, insomma, perché l'inchiostro sporcava tanto. I banchi erano attaccati a due per due, diciamo così. In un banco c'erano due Sì, di legno. in legno. Era attaccata la panca a una scrivania, diciamo così. C'erano piccoli e grandi. Ci separavano le femmine con le femmine e i maschi con i maschi. Ma so che erano sempre contenti di andare a scuola, tanto per venire via di casa. Sì, che mi piaceva andare a scuola, sì. Per essere anche distaccati da casa, io, sì, insomma, da. Formavano anche delle amicizie, diciamo così, a scuola. Allora, no, questa è la mia compagna di banco. Ci si aiutava un po' di più che non con le altre. Se eravamo compagni, come fossimo i fratelli, per modo di dire. C'era un attaccamento particolare che abbiamo ancora oggi. Io ricordo le mie compagne e sto guardando se sono morte o se sono vive. C'è Certo. ancora quel sentimento di attaccamento fino a che dopo, quando ho cominciato, dopo la seconda, la terza, allora è cominciato a essere una scuola un po' più con le lezioni un po' ordinate, diciamo così. Allora mi ricordo che c'era proprio questa maestra di Pistè, diciamo così, che ci ha portato per qualche anno, sempre la maestra Pistè era praticamente la maestra della scuola, le altre erano. Sì, ma perché magari venivo per poco tempo, non lo so. In quinta c'era una maestra Bortolotti qui di Cavedine, che allora cominciavano a darle un po' di valore alle maestre e di vedere di farle invogliare. Quando è venuta la maestra Bortolotti ci aveva portato, perché era più giovane, ci aveva portato un po'. È stata qui anche veramente la ricordavamo perché eravamo anche
erano anche lezioni nuove e qui cominciavamo a capirla un po', diciamo così. Prima si andava a scuola e si diceva, beh, non mi interessa prendere, perché tanto invece non, lei ci teneva a insegnarci, a parlarci bene e dire domani dovete fare qualcosa di questo genere. Praticamente la quarta e la quinta, che erano un po' separate, la quarta e la quinta era la maestra. La quarta, prima femmine, la quarta e la quinta era il maestro. Era una lezione più per uomini, diciamo così, quella quarta e la quinta dei maschi, e delle donne, più raccontavano più favole di vita, diciamo così. Maestre, oppure raccontavano le donne, vanno più dietro ai fiori, vanno più dietro alle cose, mentre Da farsi con le luci e con gli avi, così anche si lavorava, insomma, i cinetti insegnavano un po'. C'erano un'ora alla settimana, come sempre, si portava da fare lavoretti invece che scuola, che lezione. ci insegnavano i punti, l'imperatrice. In quarta e quinta sì, c'era quello nelle femmine, nei maschi. Non so, penso che sia c'è un'altra cosa, non so. Sì, nel piazzale eravamo un po' tutti insieme, diciamo così. E la quinta praticamente era sempre il maestro, che anche quelli della quarta passavano dal maestro alla quinta. Sì, anche noi che vivevamo, che Sì, era. portavamo fino alla quinta, insomma, sempre stile maestro. Veniva il direttore a far visita e con la quinta si doveva, cioè il maestro doveva insegnare le stesse lezioni ripetute, ma in modo che la lezione venisse imparata meglio in quinta. Quando è stata un po' la quinta, che naturalmente c'era il maestro che aveva cercato di vedere quale lezione uno, diciamo così, le capiva di più e cercava di portarle, cioè di farlo portare a sapere meglio quella lezione, per un domani dire tu puoi andare a fare maestro, tu puoi andare a fare, lo indicavano per un lavoro, a parte che ce n'erano pochi, ma qualcuno dalla quarta e la quinta cercavano di invogliarli a qualche cosa e cercavano di vedere se, come dire, se poteva aver più facilità in una cosa che non nell'altra. I tempi erano ben severi, bisogna dire la verità, e sembra che erano di ferme così ancora l'interrogato, insomma le castigava. Non era tante, perché le vedeva proprio con un bastoncino, insomma. Se non sapevano la frase, gli andava sulle mani, quello se lo ricordano i maschi di più, per noi dire. Li teneva un po' più attenti, insomma, perché se stavano un po' distratti, arrivava sempre all'improvviso. Chi se lo ricordano ancora oggi, quel male che facevano a darle sulle mani. Ricordo che c'era questa. La quinta so che ero sempre malata perché mi aveva fatto male alla gamba, che mi aveva osteomielite. E
E allora ero più contenta di stare a casa o all'ospedale che dare a scuola, perché era mia sorella che mi sono gemelle. E mi fia piccare mia sorella che andava a scuola. Non mi piaceva andare a scuola tanto. Ma così si vede l'idea quando si è giovani. Dopo la finita ci davano questo diploma. No, poco tempo dopo avevano cominciato a fare la sesta. E allora, non so, non tutti andavano, per modo di dire. C'è chi voleva andare, sì, mi piacevano i bambini e d'estate facevano l'asilo. E quando avevo 17-18 anni, non prima, raccoglievo questi bambini, chi voleva mandarli all'asilo la mattina, pagavano, davano qualche cosa a chi lì, e sempre si faceva l'asilo nella casa della canonica, diciamo così. E so che, boh, ho 18 anni, una cosa del genere, ho fatto un anno di asilo, diciamo così, e poi con questo anno di asilo ho fatto la domanda per andare a fare la puricoltrice a scuola d'infanzia a Trento. E siccome non prendevano quelli che avevano fatto la quinta, la sesta o le medie, diciamo così, che allora cominciavano a essere, il parroco mi aveva dato un buon servito che io con i bambini d'estate li reggevo bene, non lo so, li tenevo bene, che posso frequentare questa scuola. Infatti sono andata lì a imparare, praticamente come quelli che vanno a imparare a fare l'infermiera. Sì, sì. A imparare, c'era un istituto di bambini a Trento, poveri, sia appena nati e siano grandicelli, come una scuola, dentro Roma. E allora lì ho fatto un anno con un risultato, diciamo, mediocre, insomma, abbastanza, non le più brave, perché 28 e 30, chi aveva 28 era proprio, chi aveva 30 aveva dalla scuola, che era proprio una scuola praticamente professionale e molto indicata, cioè tenuta dalla provincia, e i signori di Milano, di Trento, di altre città, scrivevano per avere una che aveva frequentato quella scuola, che era la scuola di puricoltura. Però sì, io so che quando mi dico io non sono intelligente, ma non è che era la questione di intelligenza. E dicevo, faccio questo lavoro, mi avevano dato 28 su 30 e 29 su 30. Allora dicevo, ma me basta, non ero orgogliosa, facevo il lavoro così. E mi dicevano che io con i grandini che c'erano lì ero capace di trattenerli, perché avevo fatto l'asilo, trattenerli di più che non quelli che erano nei lettini si chiamano 15-16 mesi, per non dire, perché erano divisi. E sono andata praticamente, io sono stata anche fortunata, ma comunque sono andata con i più grandi industriali d'Italia. So che sono andata a Genova da quelli che facevano la Vespa. Tiravo su, avevo due bambini. Sono andata anche a Roma dalla figlia del principe Caracciolo,
aveva quattro figlie. Sono andata da quelli della Vespa, sono andata a quelli della Mini che facevano la lambretta e mi dicevano: ma tu cambi dalla Vespa alla lambretta? Io non sono andata a cercare la Vespa o la lambretta, capitata lì. Praticamente io ho fatto 50 anni di questo lavoro. Ho avuto una vita molto lavoro, ma di soddisfazioni. Cioè, stavo proprio pensando così un giorno, dico, ma dico, aspetta che penso, no, dove sono andata. Praticamente tutti i principali porti dove c'era. Noi andavamo con le barche, c'era una barca, visitavamo sempre.